Buongiorno dal Centro Ammonio Unico Mondiale. Ci risentiamo anche oggi per continuare il nostro percorso di conoscenza e di autoconsapevolezza, un percorso che mi sento nel cuore di donare in questi momenti, in questi periodi di sofferenza interiore delle persone che non sanno cosa sta succedendo e quindi vengono tra l'altro subissati di tante informazioni e non sapendo quale sia reale o quale non sia reale. Io quello che attualmente dirò quest'oggi per quanto riguarda il mondo invisibile non è certamente qualcosa di inventato da me. È semplicemente qualcosa che mi è stato trasmesso dagli ordini, dalle scuole, dalle scuole, dalle fratellanze, da tutto ciò che ho fatto nella mia esistenza. Tutto ciò che dico e che dirò è stato praticato per anni. Anni e anni per potermi far giungere a quello che era promesso quando io cominciai a interessarmi di ciò che c'è oltre la materia. Il termine mondo invisibile non deve trarre in inganno, perché non voglio attualmente parlare di tutto quello che gli occhi non vedono o le orecchie non sentono, comunque in ogni caso che i nostri sensi fisici non percepiscono. Quindi non sto parlando di qualcosa che ha a che fare con la quantistica, non sto parlando di qualcosa che ha a che fare con strani raggi o cose particolari che se avessimo, che ne so, i sensi più allargati, potremmo vedere. Quindi non sto parlando di questa cosa. Io parlo del vero mondo invisibile, che è il mondo mentale, il mondo del pensiero puro, il mondo che a voi vi è stato precluso dall'istruzione che vi è stata data dalle scuole dell'obbligo e dalla famiglia e dalla religione. Questo mondo che è vostro, che è sempre stato vostro, visto che ci vivete sempre, visto che la mente la possedete, vi è stato chiuso direttamente con una chiave molto forte e molto potente, la chiave dell'educazione, la chiave il blocco, il catenaccio delle idee precostituite che vi hanno messo nella testa. Lo so, sembra che sto dicendo delle cose scontate, ma tra poco cominceremo ad andare più a fondo e ci renderemo conto che non sono cose scontate da come vi metterò la cosa. Non parlerò di fantasmi, non parlerò di spiriti, non parlerò di anime dei defunti, se non per incidence, per far capire certe cose. Parlerò del vostro mondo interiore, del mondo interiore e del mondo quindi invisibile che vi è stato chiuso. Proprio dalla chiusura del mondo interiore, noi, cioè voi a questo punto, perché io non starei a parlarvi di queste cose se fossi nella vostra stessa situazione e purtroppo tanti che parlano di queste cose, non sapendo, dando aria alla bocca, sono nella vostra stessa situazione e quindi approfittano ciechi che guidano altri ciechi. Quindi il mondo invisibile. Il mondo invisibile è tutto ciò che è dentro la capacità di percezione mentale. Facciamo un piccolo esperimento per capire che cosa intendo, qualcosa che faccio fare a tutti i miei studenti quando entrano nelle classi di qualsiasi situazione sia, dalla magia all'alchimia, a qualsiasi altra cosa.
Chiudiamo per un momento i nostri occhi, per piacere. Facciamolo tutti insieme. Chiudiamo un attimo i nostri occhi. Ora osserviamo dietro di essi il buio che sarà variamente illuminato perché siamo di fronte al computer. E quindi osserviamo questo buio, questa specie di buio luminoso che abbiamo dietro le palpebre degli occhi chiusi. Ora, se noi rimaniamo un pochino in questa maniera, noi avremo modo di avere accesso a delle immagini che cominceranno a sorgere, come sempre, nella nostra mente. Bene, osservando questo, noi cominciamo a capire, e dovete capire, cos'è il mondo invisibile. Il mondo invisibile è quello che attualmente voi state vedendo ed è strettamente personale per alcune cose ed è stato strutturato da politica, religione, educazione per quanto riguarda ciò che vedete tutti insieme. Quindi le idee generali che poi la psicologia e la psicanalisi moderna hanno chiamato archetipi. Quindi andiamo a capirci. Vi prego di non avere per adesso delle idee diverse, cioè ascoltatemi, non fate commenti, ascoltatemi, teniamo gli occhi chiusi. Quindi li tengo anche io. Quindi osservate con la mente attualmente un albero di qualsiasi foggia, non mi interessa la tipologia e vedremo perché. Quindi osservate un albero, osservate così come potete, senza sforzo oppure con sforzo, il colore del tronco, delle foglie. Non ha importanza che sia molto chiaro o non molto chiaro. Questo è normale che non sia chiaro, perché non vi è stata data la possibilità di vedere il mondo invisibile. Il vostro occhio interiore è stato chiuso. Quindi ecco che in questo momento noi possiamo vedere quest'albero e possiamo fare una cosa bellissima. Vediamo una farfalla che si posa su una foglia. In questo istante noi, come una telecamera, zoomiamo su questa farfalla sulla foglia, osserviamo, la farfalla diventa più chiara alla nostra mente, anche se per pochi secondi, anche per uno, due, tre secondi, ma ne vediamo i colori. Vediamo le due antennine meravigliose, i piedini, vediamo quanto è dolce, vediamo le ali colorate, che vi appariranno a secondo ciò che avete visto nella vita. Bene, state vedendo l'invisibile, state vedendo ciò che viene chiamato in tutta la magia e in tutte le tecniche antiche l'invisibile, ossia ciò che è sottile, ciò che è astrale, ciò che è non visibile con gli occhi, ma solamente percepibile con la mente. Questo invisibile, questa farfalla, questa foglia, in quest'istante per voi sono un pensiero semplice, un'idea, potete aprire gli occhi, ora ne discuteremo, un'idea, un qualcosa a cui vi hanno abituato e che sia semplicemente qualcosa di usuale. E questa è la furbizia creata dall'educazione, quella di far vedere come qualcosa di usuale questo grande potere. Ora, ci sono persone che nascono con invece questo potere di vedere all'interno di se stessi e della propria mente delle cose straordinarie. Da qui abbiamo i profeti, da qui abbiamo i santi, abbiamo i veri maghi, i veri alchimisti, i veri mistici, abbiamo i poeti, abbiamo i grandi pittori, abbiamo i grandi scultori, perché dobbiamo sempre comprendere che non è possibile assolutamente creare nulla nella materia se non osserviamo bene quello
quello che c'è dentro la nostra testa, ossia in quella parte oscura ed invisibile che è come una camera oscura dove appaiono le immagini, questo cinematografo interno. Da bambini vi è stato sempre detto di non sognare ad occhi aperti, da bambini vi è stato sempre detto di guardare la realtà, di non perdervi con l'immaginazione, e quindi vi è stato tagliata questa possibilità, perché vi è stato detto di occuparvi della materia, occuparvi delle cose materiali, occuparvi di ciò che dovete fare qui per ottenere qualcosa, quindi per diventare qualcuno, qualcosa, poi di prendere al volo le occasioni. Poi a un certo punto, quando siete cresciuti, magari non siete riusciti a prendere quell'occasione che volevate e siete stati anche rimproverati da questo. Ma questo è colpa di chi vi ha interrotto nell'idea e nella capacità di vedere le cose con la mente, perché vi ha tarpato le ali dell'immaginazione creativa, che è quella che tutti abbiamo ed è la base della verità. Ora, ciò che noi attualmente abbiamo fatto molto semplicemente è una delle prime cose che viene fatta e che viene insegnata con determinate tecniche e in una maniera che funzioni, quindi non così, voglio dire, in ogni scuola occulta o in ogni ordine o in ogni pratica orientale ed occidentale che si rispetti. Non c'è differenza su questo di cui abbiamo parlato, la foglia e la farfalla, e ciò che può essere creato e magari meditato dalle tecniche tibetane, dalle tecniche indiane, addirittura anche dalle tecniche sciamaniche, no? Quando ti viene spinti a fare il cosiddetto viaggio sciamanico. Quindi viene sempre una specie di spinta ad entrare in contatto profondo con la parte immaginativa della mente. Ora, questa è una tecnica antichissima, è una tecnica che si perde nella notte dei tempi per cominciare a vedere l'invisibile, ma ci arriveremo a qualcosa di profondo, qualcosa che neanche potete immaginare di quello che sto dicendo, perché è la prima volta che viene detta così chiara. Quindi che cosa accade? Accade che a noi ci è stato bloccato questa capacità di sognare, di vedere. Mentre viene detto devi avere delle idee, devi avere delle visioni interiori, degli stimoli interiori per vedere, per creare nella vita la tua esistenza, ci viene bloccato da un'altra parte. E questo lo fa l'educazione attuale, che ha fatto decadere l'immaginazione ad un livello di fantasia che non serve a nulla. Anzi, come detto, si viene rimproverati per il fatto magari di perderci un pochino ogni tanto in questa capacità della mente, dimenticando e contraddicendo ciò che invece è la base della creazione. Se Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bernini, Strauss, Mozart, Degas, Gauguin, Picasso, Proust, ma anche i grandi medici, i grandi scienziati, Einstein, Galileo, eccetera, eccetera, non avessero avuto l'immaginazione, Tesla, che vedeva le cose come se fossero stampate nell'aria, non sarebbe stato creato nulla. È proprio vero che l'immaginazione riesce a muovere addirittura una montagna. Come? Semplice, costruendo un bulldozer enorme e cominciando a sbancarla. Vedete che una montagna è stata spostata dall'immaginazione. Se un uomo vede un blocco davanti a sé o una situazione proprio fisica che non riesce a passare, lo vediamo con la costruzione delle strade, per esempio in posti appenninici o dove ci sono tante montagne, blocchi, o c'è il mare. Pensate, riuscire ad andare in treno e in auto sotto il mare nella Manica per andare da Casca in Francia fino a in Gran Bretagna.
Quindi, cioè, riuscire a passare, quindi l'immaginazione è riuscita anche a superare l'acqua, a superare direttamente ciò che è ogni cosa. Allora, ecco che noi, cosa voglio dire? Che ci interessa sognare a occhi aperti? Ci interesserà, ma usando l'intelligenza. Quello che volevo portarvi a capire è che se noi attualmente chiudiamo gli occhi oppure quando sogniamo, noi abbiamo soltanto la visione oscura di quello che c'è con gli occhi chiusi, oppure mentre siamo nel sonno, noi cominciamo dal buio a vedere delle immagini che sappiamo che l'azione automatica della mente, ma anche a volte lo spostamento su piani differenti di universi differenti. Le che lì sono reali come il nostro è reale qui. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che l'immaginazione, cioè l'invisibile è oscuro. Veniva detto dagli antichi luce astrale, ossia da astron, privo di luce, cioè è buio, ma c'è bisogno di dargli una forma. L'invisibile non ha una forma. L'invisibile, ascoltatemi bene, è come se adesso voi spegneste tutto e vedreste solamente il buio, quello è l'invisibile. Per poter accedere all'invisibile, gli antichi e le antiche scuole e le scuole genuine costruirono delle vie e delle strade e delle capacità e tecniche di addestramento di coloro che si avvicinavano per poterlo illuminare. In pratica non è possibile entrare nell'invisibile vedendo, perché non è strutturato. Ecco che la tecnica di coloro che sanno questi e che hanno questo, che hanno sempre dominato la Terra, è stato quello di strutturare la vostra visione qui, facendovi perdere la visione là. Quindi perdendo la visione dell'interiore e vedendo solo buio, voi avete acquisito, cioè ci hanno fatto acquisire, e da qui anche la cosa venne accelerata, come detto, dal primo rituale sabbatiano che venne fatto, di vedere delle cose assolutamente qui e quindi non vedere di là. Da questo sono nate e nacquero, da chi non vede nel sottile, quindi non riesce a strutturare questo buio che vede quando si addormenta o quando ha gli occhi chiusi. Quindi, quando non vedendo questo, accadono tutte le cose che accadono. Per esempio, anche lo stesso coronavirus, che, come ho detto ieri, viene da queste regioni, perché nulla che è materiale può venire se così, se non dal sottile. Ora, andando a creare una tipologia di educazione, specialmente dall'illuminismo in poi, e poi con tecniche specifiche che ancora oggi sono create di concentrazione solo sulla materia, cioè notate che le scuole artistiche sono molto spesso vituperate, o non tenute in grande considerazione o sono sconsigliate, ci viene consigliato di concentrarci nella matematica, nella geometria, nelle macchine, nella scienza, nella biologia, scienza quella, nella biologia, cioè quindi cose che si dice che si toccano, che ti portano il mangiare, no? Ma questo è per creare degli schiavi. Allora, in questa maniera tu vai a deviare completamente la coscienza verso ciò che vedi qui tramite gli occhi fisici e quindi i cinque sensi volti verso l'esterno invece dei cinque sensi volti all'interno, che è l'unico modo per vedere l'invisibile. L'invisibile lo avete sempre dentro la vostra testa, perché avete il grande magico potere di chiudere gli occhi e di osservare questo buio che c'è dietro gli occhi e che non sapendo come strutturarlo rimane buio. Questo, ripeto, è conosciuto da coloro che, dalla setta, dall'elite che guida il mondo, da queste persone. E quindi è stato creato tutto ciò, come detto, proprio per fare questo. Allora, che cosa si deve cominciare a fare per cominciare a vedere l'invisibile? Ve lo dico con tutto il cuore. Osservate me, chiudiamo ancora i nostri occhi. Per cortesia, seguitemi. Chiudiamo gli occhi.
Ora vediamo nuovamente il buio che c'è dagli occhi chiusi. Se vogliamo, mettiamoci le mani davanti agli occhi in modo da coprirli da eccessiva luce. Quindi poggiamo le palme direttamente sugli occhi senza schiacciare, ecco qui, tanto da avere finalmente una visione completamente oscurata. Così. Osserviamo con calma questo buio che ci appare, che poi è lo stesso buio che ci apparirà questa sera, quando voi andrete a dormire e vi rilasserete, e da questo buio poi comincerà ad apparire una luce e quindi da lì cominceranno ad apparire le immagini. Ecco che cosa succede. Succede che a questo punto noi dobbiamo fare la prima parte dell'esercizio. Ed è quello di immaginare che davanti a noi si allarghi, questo buio si allontana, si allontana, si allontana, si allontana, ed è come una parete buia che si allontana, come se, sapete, quei film in cui c'è una parete che si allunga di fronte a noi e quindi crea uno spazio. Create di fronte a voi uno spazio mentale. Immaginatelo se lo vedete male, bene, non mi interessa, per adesso create questo senso di spazio. Lo vedete male perché non siete addestrati, perché non vi hanno addestrati. E quindi allargate questo spazio. E quindi di fronte a voi c'è già una parete, guardate la parete di fronte a voi, è luminosa, bella, è un bel muro, come volete voi, che sia chiaro, bianco, di mattoni, quello che sia, avete creato una specie di primo posto allargato. Ora fatelo lo stesso dietro, sentite, ma vedetelo con gli occhi della mente, non c'è bisogno che vi girate, perché l'immaginazione è circolare. Immaginate che si allarga l'altro muro dietro, si allunga e vi fa un altro spazio. E quindi lo vedete, anche lì dietro c'è una specie di muro e si allarga questa specie di stanza, rettangolare davanti e dietro e già vi allontana questo buio. Ora fatelo a destra. Immaginate che si allarga il muro di destra e quindi anche qui va a unirsi al muro già allungato davanti e dietro e si unisce, quindi crea l'altro spazio e fatelo a sinistra. Ecco, una volta che lo fate, siete al centro di questa stanza. È una stanza creata da voi. Ora immaginate che si alza pure verso l'alto. Ecco, si alza e avete il soffitto, si abbassa verso il basso. Non immaginate, non vi preoccupateci, ma io non sono in piedi. Immaginate solo questo, allargate questo spazio, cioè vedete questa stanza, questo spazio intorno a voi fino al basso, vedete il pavimento, potete immaginare di essere in piedi, di non essere in piedi, non è importante ora. L'importante è che cominciate a togliere questo buio dalla testa che attualmente vi circonda. Ora siete al centro di questa stanza, avete creato spazio, avete cominciato a dare una forma a questa oscurità. Di fronte a voi potete mettere, così vi sentite meglio, una porta. Ecco, appare magicamente una porta aperta e state guardando attraverso questa porta che è aperta con delle tendine che muove il vento e in fondo vedete il mare. Vedete il mare, si è idea di allargamento. A destra vedete c'è un'altra finestra e comincia a entrare l'aria e la luce, anche lei aperta, c'è vento leggero che entra. A sinistra c'è un'altra porta, è chiusa, non sapete dove va. Dietro c'è un'altra porta, non sapete dove va, ma è chiusa. Quindi avete già questo spazio. Guardate in alto, vedete il soffitto, può essere come lo volete voi, può non esserci nemmeno, se volete può essere di vetro e vedere in fondo, in alto, guardate in basso, com'è il pavimento? È pietra? È cristallo? È diamante? È luce? È fuoco? È tappeto? Cos'è? È sabbia? È terra? Allargatevi, vedete, siete in questo spazio, non siete più nel buio. Non siete più nel buio. Questa è la fase iniziale da dover fare per poter cominciare a vedere nell'invisibile. Se voi vi mettereste a praticare questo ogni giorno, questo spazio mentale diventerebbe talmente reale, talmente forte, talmente chiaro che ogni volta che chiudereste gli occhi
vedreste questo spazio. E in questo spazio che non è più buio, finalmente illuminato dalla vostra luce interiore, cioè dall'attenzione della vostra mente lì, può accadere di tutto, potreste vedere qualsiasi cosa. Allora sì che potreste vedere qualsiasi cosa del sottile, potreste vedere qualche forma, non voglio che uno si possa andare a spaventare, qualche forma sottile, un cane sottile, la vostra mamma o nonna magari che non c'è più, oppure che c'è ancora, magari sono immaginazioni, va bene, ma comincereste a vedere come nel sogno. Andando più a fondo e con le istruzioni che vengono date e che si danno privatamente, perché altrimenti questo qui all'inizio si può dare a tutti, altrimenti può essere pericoloso, si vanno a dare istruzioni pericolose in che senso? Perché la persona si può perdere in queste cose mentali. Ecco che è possibile entrarci dentro. Ecco che è possibile attracciare un mondo che si allarga sempre più. Coloro che stanno attualmente praticando la magia brugnana del primo anno si rendono conto di cosa stiamo parlando e quindi si sta allargando il mondo. Tra l'altro, questo mondo, questo spazio sottile si creerà sempre più, non sarà sempre solo visibile, se solamente visibile dagli occhi, ma diventerà più profondo e comincerà a includere anche gli altri sensi. Talmente sarà profondo nel tempo, ecco che quello che hanno fatto con l'istruzione invece in questo modo, cioè solamente all'esterno, addestrando solo la parte esterna, svilendo l'arte, svilendo ciò che vi poteva far sognare. Ecco che si creerà la visione. Questo perché? Perché, ripeto, l'invisibile, l'astrale, non ha forma. Forma ce l'ha soltanto la materia. Gli antichi, infatti, dicevano che la forma materiale ha un fondamento che non ha forma. Ed è questa oscurità che voi vedete, che è un'oscurità apparente perché non siete adatti a vedere. Quando lasciate il corpo nel sonno oppure nella morte, lì le cose cominciano ad apparire più chiare. Ma nelle istruzioni antiche, per vedere ciò che è di nostra proprietà, non sto dicendo nulla non sto dicendo nulla di nuovo a questo, cioè non sto trasgredendo nessun giuramento, ma nelle istruzioni di ciò che il nostro mondo è, noi con questi occhi chiusi cominciamo a strutturare il nostro sottile. A un certo punto in questa luce appariranno delle cose. Allora comincerete a capire, in questa stanza viene a trovarvi qualcuno, la stanza si allarga, diventa più grande, uscite fuori dalla porta e c'è fuori questa, che ne so, le scale, scendete, c'è questa spiaggia con questo mare meraviglioso in lontananza e ne sentite la risacca, giratevi a destra, siete fuori dalla casa, cosa vedete? Lo spazio si allarga, a sinistra cosa vedete? E giratevi ancora dietro, c'è la casa e dietro c'è un meraviglioso cielo. È chiaro che voi potete vedere attualmente solo cose che la vostra mente ha conosciuto per ora, ma nel tempo e nelle istruzioni che vengono date dall'antichità e quindi da ciò che è cereale in questo, voi potete creare lo spazio interiore, quindi vedere, entrare in contatto con forze potenti. Questo non è una cosa scoperta dalla psicanalisi o psicologia, chiamatelo viaggio mentale, è una cosa antichissima. Qui si basano i libri del bardo Todol, del libro tibetano dei morti, dei tibetani, qui si basa il libro dei morti egizio, qui si basano tutte le uranografie sottili, interiori di ogni sciamanesimo, di ogni magia, qui si basano le terre mitiche, qui si basano i romanzi di Narnia, i romanzi di Tolkien, essendo due iniziati coloro che lo scrissero, insegnavano come entrare nello spazio e viene creato e spaziato. C'è da dire una cosa: le persone che attualmente dominano assolutamente la mente umana tendono a creare questo spazio negativo, tendono a dare, siccome si crea lo spazio con il materiale che la mente ha, con i film di distruzione, i film di morte, i film di paura, i film di terrore, i film di, per esempio, come Matrix, che il mondo è distrutto, tenderà la persona, quando lascerà il corpo, a sognare a trovarsi in questo spazio
interno mentale già formato dagli altri tramite film e cose varie. Io vi dico di stare molto attenti sempre, perché questa è l'arte di formare gli spazi interiori, è l'arte di formare l'anima interiore, è l'arte di formare, attenzione, l'invisibile di qualcuno e di tutti, o l'invisibile di tutto quello che noi possiamo vedere. Da qui parte la costruzione degli inferni e dei paradisi, la costruzione dei purgatori, la costruzione dei Valhalla, la costruzione del giardino delle Uri. Da qui c'è questa capacità di creare mentalmente delle immagini e quindi di strutturare lo spazio oscuro che abbiamo nella nostra mente, che è solo nostro, ma che abbiamo dato la chiave a chiunque di entrare, permetterci e depositare tutto il loro sterco e la loro immondizia per farci pensare e creare questo un invisibile interiore che è dato da loro. Questo cosa porta? Comporta che una volta che noi entriamo in quest'ordine di idee, perderemo assolutamente il nostro controllo e torneremo a essere schiavi come siamo ora. E siamo schiavi di un mondo creato da questi esseri, quello che attualmente noi vediamo all'esterno, perché creandolo all'interno si crea all'esterno. Ecco la tecnica di strutturazione dello spazio invisibile. Se invece fosse completamente libero nostro, potremmo tranquillamente dialogare con esseri di ogni epoca, con il fantasma rimasto dell'essere di ogni epoca se non è, se è incarnato, se non fosse incarnato con maestri liberi veramente, con intelligenze che si sono liberate dalla materia e purificando sempre più questo spazio, entrare in contatto con i piani interiori e veramente avere la guida di un essere di luce veramente alto o di un maestro alto o di qualsiasi cosa che vive perché vive in questo spazio di cui noi, a, noi, a cui noi attualmente hanno chiuso lo sguardo e gli occhi. Ho detto molto, ho detto poco, penso di aver detto molto, potrei dire di più, ma vi ho dato la prima chiave per poter strutturare il vostro spazio. Non è fantasia, non è immaginazione. Come faccio a saperlo? Perché qualsiasi cosa che esiste attualmente era fantasia, ma attualmente c'è un telefonino, un disco fisso, questa luce, il computer. Tutte le cose sono state create dalla fantasia, quindi sono reali. Quindi mi raccomando, fate questa cosa qua, cominciate a strutturare, rifugiatevi lì dentro, fate una specie di camera di sicurezza per sfuggire a tutto questo e creare il vostro spazio in maniera che se un giorno vorreste andare avanti, io sono qui, vi ripeto, mi diceva qualcuno, ma io se non ho possibilità economiche, come faccio a fare i corsi? Vai nel sito è tutto gratuito, entri là, ci sono, certo non si va fino alla profondità perché io devo seguire personalmente, ma c'è tantissimo. Quindi un giorno si può giungere e si deve giungere a creare talmente una base assoluta che quando si sta per lasciare il corpo ci si trasferisce in questo posto meraviglioso, il nostro universo, il nostro invisibile, invece di stare nell'universo e nell'invisibile formato dagli altri. Bisogna insistere, caro Davide, insisti, 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 perché hanno tolto la capacità di usare questo potere. Il potere immaginativo, il potere della volontà e il potere divino dell'essere umano. Tagliandolo, vediamo tutto ciò che c'è in giro. Ecco che da lì, poi per desiderio di questo, si va a cercare la droga, si va a cercare l'alcol, si fanno cose che distruggono cose basse, eccetera, eccetera. Ma facendo uno spazio piano quello creato da. Se si crea un proprio spazio, ciò che è creato dagli altri sparirà, perché questo il nostro spazio interiore, il sottile, è sovrapponibile, cambia in ogni secondo. Se noi lo creiamo, noi gli diamo una volontà e rimane persistente la nostra volontà sempre diretta, direttamente lì fissa, noi creiamo il nostro spazio. Quindi rimaniamo tranquillamente lì e non diamo più a nessuno assolutamente la possibilità di gestirlo. Brava Sara, fai bene e continua in questa maniera. Se siete interessati a questi insegnamenti antichi,
grandeopera.alchimica@gmail.com oppure scuolalunare@gmail.com. Sono dei livelli diversi che potete andare ad esprimere e a scrutare. Tutto questo è ciò che io offro. Questo è l'inizio, è proprio il primo passo che si deve dare. E quindi viene da dove deve venire, ciò che vedi certamente è una cosa interiore, quindi non posso dire, perché se ti venga a dire assolutamente sì, è possibile Pietro che si può incontrare la propria guida, ce l'ho detto, quindi se ti venga a dire aspetti, chi era che mi aveva chiesto? Nicolas, viene da qui, viene da lì, io ti vado direttamente a creare il tuo spazio interiore. No, questo si fa nelle scuole per poter indicare dei percorsi già creati dal maestro che te lo fa fare, in modo che tu sei protetto verso alcune linee e poi tu, quando hai imparato veramente, continui a creare il tuo spazio, sei libero e quindi vedi l'universo, vedi il sottile, sei libero, esci fuori da questa cupola, sei libero, esci fuori dalla cupola. L'ho descritto nel libro di Enoch numero 1. Quindi esci fuori perché di questo buio che è sulla testa, questa nuvola oscura, comincia a sparire e tu vedi finalmente con la mente e con gli occhi e con tutti i sensi anche di là, non solo di qua. Va bene così, Lucio. Ottimo, benissimo. Fatelo, rifatelo. Questo è il primo passo. Se lo fate, vi porterà lontano. Se volete qualcosa di più profondo e personale, io sono qui. Io non dico cose che oggi tentano di farvi rimbambire. Queste sono conoscenze antiche. Create il vostro spazio, createlo da voi, vedete, entrate, andateci spesso. Vi faccio una domanda prima di andare via. E fate una specie di risposta. Ma onestamente, entrando in questo spazio, cioè allargando questo buio, allargandolo e creando, come vi sentite dentro? Non vi sentite un senso di libertà? Non vi sentite qualcosa di nuovo che dentro di voi nasce, una specie di gioia, dice, mamma mia, è una libertà, è un'uscita. Non vi sentite creare questo spazio e entrare finalmente, perché non c'è solamente la parte fisica, non vi sentite più liberi, non avete una specie di respiro o di leggera gioia o di leggero, non lo so, ditemelo, perché se non è così, non siamo giunti a capire bene. Quindi, lupo loco, questa non è meditazione, è la tecnica occidentale, che è l'uso della mente in una maniera all'occidentale. Quindi è un pochino diversa, ma, no, ma non è, ma tutti puntano lì. È una tecnica diversa. Quindi, ma una volta che aprite questo buio, lì, sì, ecco, lì createlo, createlo, apritelo, entrateci. Fate, perdeteci più tempo, siate come bambini, mettetevi là, statevi, perché non è fantasia, è la vostra vita, non c'è confini, lì si vive, questi sono i Campi Elisi, c'è che venivano detti. Se avete visto il Gladiatore, non mi ricordo com'era quel film di tempo fa, alla fine lui muore e vedeva questi Campi Elisi, questa cosa meravigliosa. Bene, queste sono creazioni di prima. Sì, è una tecnica molto profonda, antichissima, deriva da millenni, che poi è stata ricostruita un pochino alla maniera dagli psicologi perché pensano che è per pazzi. In realtà non è così, perché è per mettere blocco. Fate questo, è un grande regalo che vi voglio fare per farvi capire dove, che cosa io do. Io vengo fuori da queste scuole, quindi sono con tutto il cuore, vi do le tecniche che veramente sono reali e gladiatore, sì, e che sono per ogni uomo, è vostro. Aprite lo spazio, chiudete gli occhi ogni giorno e allontanate il primo muro, allontanate il secondo, il terzo, allargatevi, vedete luce, vedete, all'inizio magari non riuscirete, è confuso, ma continuate, non fermatevi, non fermatevi e veramente vi sentirete diversi, vi sentirete diversi, avrete un senso di liberazione, non è fuggire dalla realtà, anzi, e fuggire dalla cupola e cominciare a capire veramente chi siete. Allora, se lo fate a lungo, incontrerete
chi entra nello spazio sottile incontrerà chiunque, nel sottile vive. Un maestro insegna a evitare i percorsi pericolosi, porta verso sempre un percorso di luce che sia tranquillo e calma. C'è bisogno di chi guidi in questo, però fatelo tranquillamente in questa maniera e riuscirete a veramente non allontanatevi tanto, allargate, create cose, state lì, perché quando se lo create a lungo, credetemi, createlo a lungo, createlo come lo volete, createlo profondamente, perché comincerete poi a sognarlo e un domani che perderete il corpo voi vi troverete lì e sarà meraviglioso e sarete i dispensatori del vostro destino. Questo è trasmutarsi. Questo è, sì, sensazione di togliersi le vesti, di entrare. Ho voluto darvi la prima tecnica di entrata nel sottile. Togliete l'oscurità. Lì non c'è pianto, lì non c'è stridor di denti, lì non c'è paura, non c'è morte, perché voi piano piano facendolo staccherete la sensazione di essere sempre concentrati sul corpo, vi staccherete, siete concentrati sul secondo corpo e capirete che non si muore, così come accade ogni notte. Bene, questa è la meditazione occidentale. Quindi leggete, qui sta scrivendo anche Angelica che cosa noi facciamo. Sono tecniche antiche, geometria sacra, deprogrammazione, magia sintetica, alchimia, magia bruniana, quindi tutto studio dei tarocchi, alchimia e cucina, quindi sono tutti insegnamenti, c'è anche la scuola lunare, che è una cosa particolare, se siete interessati per chiedere informazioni scrivete, ma al di là di questo, voi che attualmente avete paura di quello che accade, entrate in questo spazio, ora che siete a casa, approfittatene ogni giorno, una volta, due volte al giorno, e create spazio e vi appariranno delle cose meravigliose. Io vi dico questo, vi dico una cosa e poi vado via. Aprendo questo spazio nel tempo, e poi io ero già bravo a fare questo, io ebbi la visione di mia mamma che si era reincarnata. Dopo che morì anni fa, c'era questo buio, io. Per me è normale quando vado a dormire aprire il mio spazio e invece di stare nel buio assoluto si apre qualcosa, c'è lo spazio, passo dall'altra parte, coscientemente, perché anche voi lo potete fare. E lì vidi mia mamma, giovanissima, bellissima, luminosissima, che mi guardò mentre io stavo camminando nel mio spazio, creato nel mio universo. Si può anche far venire altri, intendiamoci, quindi è una cosa più profonda. Vidi nel mio spazio, sotto questi pioppi che camminavo, vidi una signora, una ragazza in fondo lì, perché nascono in questa maniera, c'è il collegamento tra le menti, alzò, si tolse il foulard, si alzò ed era mia mamma, bellissima, giovanissima. Aprì gli occhi il mattino, telefonai a mia sorella e dissi, la mamma è rinata. Fatelo. Fatelo.